Ciao a tutti, bentrovati e benvenuti in questo nuovo episodio di Leggende Pokémon Arceus. Nello scorso video abbiamo affrontato e sconfitto sia Rampei che Sorwan e dimostrato quindi che siamo dalla loro parte. In questo episodio invece andremo al Tempio del Sommo Sin e vedremo di risolvere la situazione. Quale sarà il Pokémon che ci aspetta oltre lo squarcio spazio-temporale? Scopriamolo. Bene. Vediamo insomma cosa succede ora. Ah, Weirdir e Cleavor. Ursaluna. Litigant. Basculigion. Arcanine. Electrode. Sneasler. Braviary e Apalug. Wow. Uno dei Pokémon che seguirono l'antico eroe. Ok. Interessante. Sta cosa di questa opacità che ogni tanto viene. Wow. Ah, ci picchia. È venuto il momento di tirare fuori la catena rossa. Restiamo pronti a tutto. Aspettate un attimo. Sento una voce. Una voce nella mia testa? Il portatore della catena rossa è giunto. Prova dunque a catturarmi, umano. Damon, che ti prende? Ma che dici? Perché dovremmo catturarti? Ho sentito il Sommo Sinno. Il Sommo Sinno mi sta parlando. Il portatore della catena rossa è giunto. Prova dunque a catturarmi, umano. Preparati per lo scontro imminente. Tieni, prendi queste. Yeah, 10 Ultra Ball. Ma no! Ma così? Wow! Vabbè, allora scusa, Dialga. Sono io che dovrei fare attacco drago. Ecco, comunque un attacco debole a te. Vabbè, c'è l'acciaio, sì. No, però dico... Così? Allora, il gioco ti permette di catturare entrambi, sicuramente. Però, dato che mi fa catturare prima di Alga, è perché... Sicuramente perché ho scelto Damon. Oh, scottato, buono. Ora puoi riattaccare perché ho fatto... Ah, no? Ok, allora, dai, andiamo con le Ultra Ball, dai. Sì, allora è scriptata. È scriptata, va bene. Va bene così, dai. L'hai catturato! La catena rossa si è spezzata. Rendiamo onore ai tre Pokémon dei laghi per il loro aiuto. Davvero un ottimo lavoro, Link. Ho osservato il tuo stile di lotta e ho assistito a una cattura di grande talento. Sei davvero l'orgoglio della squadra di ricerca.
L'ho preparato proprio come si deve, se mi è concesso dirlo. Lo sento di nuovo. Il sommo sinno. No, il sommo di alga mi sta parlando. Dallo squarcio nello spazio-tempo è fuoriuscita un'immensa forza. Si avvicina l'altro in preda alla collera. Lotta al mio fianco, umano. Cosa? Dice che ne arriva un altro? Per tutti i mulinelli delle isole vorticose. Bella, Sworn. Già, quindi già esistono Lugia e Oho. Eh sì, in effetti è successo più o meno in questo periodo quello che è successo a Johto, in teoria. Ma la catena rossa ormai è in pezzi. Affrontare un altro atto del genere sarebbe troppo persino per Link. Ma siamo scappati? Lo lasciamo così, quindi? Palghiarga! Ma no, l'altro sommo sinno. Ma questo lo sapeva allora! Questo sapeva tutto, sapeva! Ritiriamoci prima che si scateni una lotta! Presto, torniamo alla base della vetta! Ma, Sorwan, non possiamo arrenderci adesso! Pazzi, morirete tutti, è questo che volete! Link, ritirato, ho detto! O ti faccio fare un volo da qui al Monte Argento! Bello, ti prego. Fammi visitare ancora una volta Kanto e Johto. Ne ho bisogno. Foreshadowing che ci sarà Let's Go Johto a fine anno. 100-100. Che forza travolgente. Temo che dovremo arrenderci. Studiare una creatura del genere sarebbe un'impresa votata al fallimento. Devo farti i miei complimenti, Link. Hai saputo tenere testa in modo ammirevole. L'energia sprigionatasi dallo scorcio suscita in me mille interrogativi. Che sia stata quell'energia a far andare in collera i Pokémon regali, irrompendo dallo squarcio sotto forma di fulmini? Chi avrebbe mai pensato che in realtà non ci fosse un solo sommo sinno, ma due? Ciò vuol dire che sia il Team Diamante che il Team Perla avevano ragione. Vi prego di accettare le mie scuse. Damon, Perula. Non avevate torto nel credere nell'innocenza di Link. E tu, Link? Ti ho espulso dal Team Galassia. Senza sentire ragioni, costringendoti ad andare incontro a innumerevoli difficoltà. Eppure non hai esitato a prodigarti per il bene dell'intera regione. Beh, mica potevamo starcene con le mani in mano davanti a quello squarcio. Sappiamo che hai agito come ritenevi necessario. Capo, se permette, ci sarebbe ancora in sospeso la questione del Tempio di Sinnoh. Questo è l'atteggiamento che si addice a uno scienziato. Perché perdere tempo a rimuginare sul passato? Pensiamo al presente, invece. Un atteggiamento degno di fiducia. Direi quasi che la presenza di Link spronga in ognuno di noi a migliorarsi. E per fortuna. Senza di lui non avremmo speranze contro quella creatura. Fortuna? Ma quale fortuna? Come pensi che potremmo continuare a lottare ora che la catena rossa si è spezzata? Rilassati, non c'è bisogno di scaldarsi tanto. Il sommo di alga mi ha spiegato tutto. Di alga? Parli forse del Pokémon che ti ha... Esatto, pare che sia quello il suo vero nome. Insomma, di alga mi ha detto una cosa. La roccia da cui tutto ebbe origine, la catena rossa, il contenitore plasmato per mano dell'uomo, unisci questi oggetti e solo allora potrai sanare il caos che affligge questo mondo. E per finire, il sommo di alga mi ha detto che dovremmo tornare al tempio assieme a lui. Beh, se quello che ci serve è la catena rossa, nessun problema, l'ho recuperata io. O meglio, ho recuperato tutti i frammenti. Il contenitore plasmato per mano dell'uomo. Che si riferisca alla Pokéball? Deve essere per forza così, ma per quanto riguarda la roccia, non saprei proprio. Forse Rapan potrebbe darci una mano, lui se ne intende di rocce e minerali, e lo si trova spesso a raccoglierne giù in miniera. Ottima idea, in effetti potrebbe saperci aiutare. Professor Laven, le viene in mente qualche altro dettaglio?
In realtà sì. Rammenti le lastre che hai ricevuto da Weirder e dagli altri Pokémon, Link? Mister Etero mi ha detto che recano delle incisioni. Dammele un momento, sei gentile. Ecco qui. Sulla lastra Geo c'è inciso qualcosa. Questa lastra è composta dai frammenti della creazione dell'universo. Deve essere un indizio, sure. Ma che significa? Significa che dobbiamo creare una pietra con le stesse proprietà di queste lastre, e c'è di più! Se non vado errato, Etero ha proprio chiesto a Rapan dove si potrebbe trovare una pietra simile. Ora che ci penso, Etero è venuto anche al campo diamante per chiederci informazioni su delle lastre. Abbiamo una buona pista da seguire, direi. Allora, mettiamoci in cerca di questa roccia da cui tutto ebbe origine. Ma che nome lungo. Propongo di chiamarla Roccia Origine. Ne esiste un altro. Parola, possiamo dunque contare sul vostro aiuto? Certamente, chiederò a Rapan di raggiungerci qui alla base della vetta. L'invito non mi è mai arrivato nonostante abbia aspettato più che a sufficienza. Ho quindi deciso di farvi un favore accorrendo qui di mia spontanea volontà. Damon, dai, qualcosa da fare anche a me? Sono il tuo leader, Melio. E questo è il tono con cui dovresti rivolgerti a me? Oh, mio leader! Ti prego di assegnare un compito anche a sottoscritto. E dai! E allora vedi dove gli altri? Gli altri capitani si prendono cura dei Pokémon regali o si assicurano che tutti al campo mantengano la calma. Prendi esempio. Damon, non essere sciocco. Tutti noi abbiamo dei ruoli per cui siamo tagliati o meno. Ehi, tu! A quanto pare è più fegato di quanto pensassi. Porta con te questo premio. Consideralo il mio modo di incoraggiarti. Puoi far finta che sia un'onorificenza se ti aggrada. 3 tartufi dolci. Wow. Ecco Rapan. Quel cappello non ti si dice per nulla. Quasi quanto il compito che ti è stato affidato. Non mi vai per niente a genio. I minerali di Isu sono una risorsa preziosa, vista la mia conoscenza delle pietre naturali che sia a dovermi occupare di una questione simile. Se hai delle rimostranze, perché non lotti con Cleavor, al fianco di quella specie di palla? Che hai detto? Ti stai prendendo gioco di Electrode? Preparati a pagarne le elettrizzanti conseguenze. Meglio, dacci un taglio. Cercherò di andare d'accordo con il Team Perla. Ti ricordo che siamo nel bel mezzo di una crisi. Senti un po', Damon. La gente del campo è in fermento da quando ha saputo che hai sentito le parole del sommo Sinno, o del sommo di Alga, o quello che è. Non dovresti mostrarti più conscio di un tale privilegio? Rapan, conto su di te. E sia. Dirigiamoci alla caverna primitiva. Sono appena tornato dal villaggio Giubilo, mi sono messo in squadra di Alga, giusto per sicurezza, per non avere brutte sorprese e doverci tornare dopo. Perché da quello che è stato detto sembra che io debba avere di Alga in squadra, quindi... beh, vediamo, se poi non serve o tanto meglio. È qui dentro, vero? Sì, eccolo qua. Lo sapevo. Perché c'era questa parete strana qui. Questo posto mi lascia senza parole. Si percepisce un'energia straordinaria, come se effettivamente il mondo intero abbia avuto origine qui. Da qui. Tu che dici, Rapan? Tenendo conto della mia vasta conoscenza, della mia sperimentata tecnica e dell'aiuto di Sligu, direi che commettete in buone mani. Bene, quindi che si fa? Quanta fretta! Sapevo che erano loro, come me l'aspettavo! Chi è che viene a scocciare ora? Non abbiamo tempo da perdere qui. Ma tu sei... Riris! Ecco dove eri finita! Come ti è saltato in mente di lasciare il Team Diamante? Sono fatti miei. Venendo al sodo, tranquilli, non siamo qui per mettervi i bastoni tra le ruote. Dissotterrate pure il tesoro che cercate. Noi provvederemo a rubarvelo. Su, non fate quelle facciotte sorprese. Seguirvi fin qui non è mica stato complicato. Ciò che cerchiamo è in effetti prezioso come un tesoro, ma non certo per il suo valore materiale.
È prezioso perché rappresenta l'unico modo che abbiamo per riportare il cielo alla normalità. Bah, quanto non sopporto quel tuo ridicolo atteggiamento da ragazzina giudiziosa. Per questo me la sono filata la timperla. Addirittura. Ma cosa? Loro facevano parte dei due team. Ma... Sentite, la storia della vostra vita è l'ultima cosa che mi interessa. Voglio solo che vi togliate di mezzo e lasciate lavorare Rapan in pace. Siamo 3 contro 3, quindi siamo pari. Link, lascio a te Floris. La più grande. Io sono Floris. Beh sì, già ce l'hai detto 3 volte, per favore, andiamo avanti. Brigantessa, prima che diventasse un Super 4, che poi sia Terry o sia Agatha, vabbè, dopo lì dipende da come la si vuole interpretare. Buono, buono tu, Facciamo Gudret è acciaio, fermati. Dialga, che è comunque acciaio. Machamp, dai, andiamo con Machamp. Facciamo una bella zuffella, non potente, perché sennò dopo mi blocca dopo con Gengar. Anche se... vabbè, ti pareva. Ok. Ah, vabbè, allora. Allora. È un po' inutile quando succede così. È un po' molto inutile. Non so come ha preso il turno, ma sto gioco funziona bene. Ah, può essere che fa pozione max? Probabile. No, non l'ha fatta, bene. Dunque, ora manda Gengar. Se tutto va bene, attacco per primo e vinciamo. Ma deve andare bene. Bello Gengar. Non va bene. Sapevo che poteva prenderlo. Vai, sciagura potente e good game. Buono. Allora, d'apposto? Devo ammettere che non sei affatto male. Peccato per Machamp che ci è rimasto. Però vabbè, il livello è alto. Senti un po', Riris, perché non torni da noi? I tempi stanno cambiando e al Team Diamante farebbe comodo un membro forte come te. Scordatelo, non sono fatta per vivere in catene io. Tenetevi il vostro tesoro e vedete di sistemare quel cielo rosso. Link, sei forte, non c'è che dire. Con uno come te, persino quel mostro appostato sul Monte Corona avrà filo da torcere. Comunque, se credi che tra uno di noi finisca qui ti sbagli. La prossima volta te la faremo pagare. Ma loro si trovano già in giro per la mappa, ste tre. Le ho trovate, ti danno polvostella e pepite, una delle due. E quindi se le vai a rivendere fai un bel po' di soldini. E poi quando ci sono le distorsioni che trovi i cocci rossi, verdi e blu, puoi andarli, puoi combinarli per fare pezzo di stella e rivenderlo a dei gran soldoni. Quindi diciamo che sono interessanti loro per farmare soldi. Tornando a noi, non capisco proprio che siano venuti a fare. Bah, rimettiamo in sesto i Pokémon, va. E vediamo quale materiale bisogna estrarre ora. Doris è così. Non fa che brontolare, ma alla fine è sempre pronta ad aiutare nel bisogno. Può darsi che in realtà fossero preoccupate per noi e volessero accertarsi della situazione. Beh, se è così che le costa dircelo chiaramente. Tutte ste manovre contorte mi danno sui nervi. Infatti sì, devi essere diretto con le persone. O sì o no! Fatto. Sono riuscito a estrarre un po' di quel minerale, la roccia origine. Tieni Link, te l'affido. Semmai io non so fare le collane con le perline, falla tu. Roccia origine. Bene. Minerale che cela un potere misterioso appartenente, secondo le leggende, al sommo sinno. I pezzi di... Il potere che Arceus diede alla terra! Ora si capisce la lastra quello che intende. Però è stato facile. Almeno sembra, eh.
Poi, se non ricordo quale altro potere è stato dato alla Terra, il che può essere, allora non è stato per niente facile. Sono io che sono un genio, almeno ringraziami. E su, basta con queste diatribe, ti imperati in diamante. State buoni, su. Sei un fenomeno, Rapan. Non mi stupisce che Cleavor abbia scelto te come capitano. Diamoci una mossa e andiamo a mostrarla al nostro scienziato di fiducia. A prima vista non gli daresti un soldo, ma in realtà sa un sacco di cose e ha un buon intuito. Vostro scienziato di fiducia? Ah. Dal nostro, nel senso mio. Ah, però effettivamente è lui. Una distorsione, questa sarebbe interessante veramente. Dove si apre? Cava degli antichi. Cavolo, sarebbe interessante andarci. Ma non si può. Dunque, questa è la roccia da cui tutto ebbe origine. O, come la chiamo io, la roccia origine. Effettivamente si sente una certa energia. Un'energia che ricorda appunto The Birth of the Universe. The Birth of... Che? Si direbbero parole di qualche lingua straniera. Che vuol dire, professore? Significa la nascita dell'universo, mia cara. Ma adesso bando alle ciance. Torniamo tosto al villaggio Giubilo. Ma perché per dire presto dicono tosto? Ma si parlava così una volta? Io Dante non mi ricordo usasse queste parole. A parte Dante parlava un italiano aulico. Ecco i frammenti della catena rossa, professore. Non c'è di che preoccuparsi. Troveremo il modo di adoperare... Troveremo il modo di adoprare quel che rimane di questo potente strumento. Grazie per averne raccolto i pezzi. Adoprare? Ma di adoperare è la stessa cosa. Vabbè. Guarda, tocca a te, Link. Tagli la roccia da cui tutto ebbe origine. Ah, gliel'ho fatta solo vedere, no? Perché sai. Capace me la ruba. I frammenti della catena rossa raccolti grazie ai perigliosi sforzi del Team Perla. La roccia da cui tutto ebbe origine, la cui esistenza ci è stata rivelata dal Team Diamante, e adesso è il turno del contenitore, frutto della tecnologia all'avanguardia del Team Galassia. Mia cara Luce, per la prossima tappa avremo bisogno delle tue doti di artigiana. Possiamo contare su di te? Ma certamente, Link, contribuirò anch'io a questa lotta. Seppur assicuro dietro a banco per rifare a te. Ci sarà da aspettare un poco. Perché non andate a conversare qua fuori nel frattempo? Ma sì, sotto un bel cielo rosso. Rosso di sera. Mal di testa, Ramon? Ma quanto tempo ci mette quello scienziato? Ammettilo, non ti interessa per così tanto il tempo. La verità è che non hai pazienza. Beh, questo era chiaro. Se aspettare con le mani in mano servisse a migliorare le cose, non avrei problemi a farlo. Ma so quanto è prezioso il tempo. Beh, in teoria adesso sì, è veramente prezioso, visto che il cielo è quello che è. Link, abbiamo finito! Ecco a voi l'Origin Ball! Se quanto tramandato è veritiero, con questo dovremmo poter catturare Pokémon apparso al Tempio di Sinnoh. Ma... non è per Palkia. Ma non è per Palkia questa. Pokéball unica al mondo con cui è possibile catturare Pokémon in collera al Tempio di Sinnoh. Ma... what? Le Pokéball sono marchi ingegni davvero stupefacenti. È incredibile che uno strumento così piccolo possa salvare tutta Hisui. In un certo senso le Pokéball accorciano le distanze tra il Pokémon e la persona che lo ha catturato. Interessante, no? Ah, aspettate un momento, sento di nuovo quella voce nella mia testa. La voce di Dialga? Esatto. E pare che ci voglia aiutare. Oh, ma questa è una notizia davvero rincuorante. Il sommosino del Team Diamante, Dialga, insomma, ha una potenza inimmaginabile. È tutto pronto, Link. Prendi l'Origin Ball e affrettati al Tempio di Sinnoh assieme a Dialga. Quick! Assieme a Dialga, quindi sì, ho fatto bene a prenderlo. Ah, ma a parte si tornava qui. Vabbè. L'ho preso perché stavo facendo... ho fatto qualche giro poi nel frattempo. Ho fatto uno stacco pubblicitario tra un episodio e l'altro. Tu ancora... niente, questo non si vuole evolvere. Mi sa che devo fare qualche missione secondaria. Oh, ma... Noesis, che ci fa qua?
Si prospetta una lotta di proporzioni epiche là sul Monte Corona. Sei pronto a batterti? Sì, signora. Così mi piace, giovanotto. Ma lei senza scorta, da sola. Ascoltatemi bene, voi due. Il tempo e lo spazio sono due concetti inscindibili. L'essere che comparirà al tempio di Sin è Palkia, colui che governa lo spazio intero. Se non agiremo per fermarlo, egli finirà per distorcere lo spazio di Hisui, causando inoltre la fine del mondo intero. Ma abbiamo dalla nostra un Pokémon che potrà aiutarci, Dialga, colui che governa il tempo. È solo tramite l'armonia tra lo spazio e il tempo che potremo riportare il mondo alla normalità. E ora vai al tempio di Sinnoh. Ricorda che solo insieme a Dialga potrai salvare questo mondo. Ma perché se Dialga l'abbiamo catturato con una Ultra Ball, Palkia non possiamo? Comunque, davvero pittoresco questo villaggio. Sono dell'umore giusto per andare a comprare qualche vestito nuovo. Ti vesti come se ci fosse un funerale. Il mondo potrebbe finire da un momento all'altro e tu pensi a comprare vestiti. Giovanotto, se il mondo dovesse finire, questa sarebbe la mia ultima occasione per rifarmi il guardaroba. Beh, non è tutti torti. Link, se hai ultimati preparativi è arrivato il momento di andare al tempio di Sinnoh. Ok, andiamo. Stai scendendo dal villaggio, fa attenzione, sì, vado solo a fermare la fine del mondo. Oh yeah. Bene. Let's go. Eccomi qua, Sorwan. Sono sempre stato convinto che il villaggio andasse protetto contro ogni presenza estranea, che fossi tu o quel Pokémon del tempio. Tuttavia, mi hai mostrato che la mia intransigenza mi accecava. E ora so che posso contare su di te. Sei pronto dunque a lottare? Più che mai. Link, salutiamo insieme il domani. Che significa? Significa che spero che torni sano e salvo. È un modo di dire che siamo noi del Team Diamante. Però, anche il Team Diamante a volte sa essere poetico. Come sai, puoi contare sul nostro aiuto, anche se dubito che potremmo esserti utili in qualche modo. Va, Link! Proteggi il tempo e lo spazio, di tutti gli esseri umani e dei Pokémon di Hisui. Oh mio Dio! Oh mio Dio! Aiuto! No, 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 fermo! Cosa? Cosa? Ma che è sta musica? Che è sta musica? Ehi! Ma ci picchia! Ma che cosa? No, ma era ancora di là! Mamma mia! Ma che è? Ma siamo pazzi? Aiuto, ma ragazzi, ma che succede? Allora, fatemi capire quello che sta succedendo. Un momento, per favore. Vabbè, allora, sì. Se riuscissi a capirlo. Allora, Palkia è diventato un My Little Pony. Giusto?
E quindi, ma che fa anche i meteoriti ora? Scarica? E ah, perché l'attacco è il meteorite. Ho capito. Ohia. No, mannaggia. Vabbè, però quanto attacca, quanto attacca. Ah, che devo attaccarlo, certo. Certo. Mamma mia. No, no, ragazzi, non ho idea di... No. Oh mio Dio. Penso che sia meglio se ci vediamo nel prossimo episodio. Wow. Allora, sì. Vi ringrazio per aver seguito il video. In descrizione trovate il link per Instagram e Telegram. Nel prossimo video affronterò Palkia e la sua forma diversa, alternata, forma origine, come si chiama? Come... Forse la forma origine come Giratina. Ad ogni modo, ci vediamo nel prossimo video. Bye bye!